Credo che ci saranno sfide da vincere e sacrifici da affrontare, ma rappresentano il giusto prezzo per vivere da uomo libero. E Luca Spadaccini è realmente un uomo libero. Amante della fotografia e dei viaggi, il quarantenne piemontese di origine marchigiano di adozione ha effettuato 50 viaggi all'estero. Per documentare i suoi spaccati di vita, le emozioni ed esperienze culturali vissute, ha raccolto i suoi ricordi, esattamente 70 fotografie, in una mostra inaugurata il 1 settembre alla Darsena Borghese di Fano, dal titolo «I miei viaggi 70x50», alla presenza dell'assessore del comune di Fano, Loredana Magernino. Ogni continente ha le proprie sfaccettature. Ho sicuramente vissuto il Mal d'Africa, e ho vissuto i colori e i profumi dell'Asia e ho un debole per gli Stati Uniti, perché sono affezionatissimo agli spaghetti western di alcuni anni fa, di Sergio Leone, e quindi mi piace ritornare e rivivere quelle scene. La Norvegia, ad esempio, è uno dei viaggi sicuramente più wild, più solitari, perché si incontrano pochissimi abitanti ed è il genere di viaggio che piace a me. Oltretutto cerco sempre di collocare la singola zona in un periodo particolare dell'anno, come possono essere le fioriture della lavanda, una foto addirittura di Creta, che magari è una meta marina, ma andandoci a ottobre ho trovato uno stupendo foliage. Molto bello è l'Uzbekistan, che si presta perfettamente con Istanbul che fa da trampolino, quindi è possibile godere qualche giorno la città di Istanbul, che ha delle sfaccettature indimenticabili, e poi passare all'Uzbekistan, che è uno dei paesi a livello turistico sicuramente emergenti, la Via della Seta, il ricordo di Samarcanda, dei tappeti, l'arte dei tappeti è qualcosa di veramente molto bello. Mi piace semplicemente divulgare la mia passione, quindi sperare che i visitatori possano cogliere una meta da mettere in calendario per l'autunno, per la prossima primavera. Questa mostra, vogliamo ricordare gli orari e quando è possibile visitarla? Dal 1 settembre, oggi che apriamo con questa inaugurazione, dalle 17 alle 20 fino a sabato 14, tutti i giorni. Tutte le foto sono acquistabili e l'intero incasso sarà devoluto all'Anbalt ODV, l'Associazione Marchigiana per l'Assistenza e la Cura dei Bambini Affetti da Leucemia o Tumori.